Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: l'ex volto di Uomini e Donne, oggi molto attiva sui social, non sta passando un bel momento. Serena Enardù confessa i problemi avuti post vaccino. Punto difficile dimenticare Serena. Lei e sua sorella Elga sono state tra le troniste più amate del programma di Maria De Filippi. La conduttrice ha voluto anche che partecipasse, con il suo pago, ormai ex compagno, a Temptation Island VIP e al Grande Fratello VIP. La sua notorietà è diventata sempre maggiore. Purtroppo, di recente, ha raccontato ai fan di alcuni problemi di salute che la stanno molto preoccupando. Serena Enardù rivela i suoi problemi di salute. La bellissima ex tronista, Serena Enardù, ha svelato ai suoi followers su IG di avere alcuni problemi di salute sopraggiunti dopo il vaccino per il Covid. Alla luce di quello che sta vivendo, Serena non ripeterebbe l'inoculazione del siero. L'ex Geffina ha svelato che dopo l'iniezione ha subito per ben 12 giorni svariati problemi che non le hanno dato pace. In primis, ha notato dei rash cutanei, dolori articolari piuttosto forti ma anche dolori muscolari. Serena ha anche parlato di una cefalea perenne, stanchezza e spossatezza continua. Poi ha lamentato anche dolore agli occhi, nausea, inappetenza. La gemella di Elga ha confessato, spiazzando tutti: "Non mi reggevo in piedi, è stato devastante". La bella Enardù al momento ha fatto una sola dose di vaccino perché è risultata positiva qualche mese fa. Se potesse tornare indietro non rifarebbe il vaccino. Al momento Serena si sta sottoponendo ad alcuni controlli, anche per capire se è il caso di procedere con altre dosi. Tiene sotto controllo polmoni e al cuore, la 45enne è comunque preoccupata da eventuali conseguenze. La nuova vita di Serena. Oggi Serena, dopo i reality, ha scelto una vita più appartata. Solo i social sono il suo specchio sul mondo della notorietà. A seguirla un bel po' di followers, circa 5.000.000. Pago e Serena arriva all'addio. Al momento, dopo la fine della storia con Pago, l'ex tronista è single. Si gode però l'affetto della mamma che ama moltissimo, della sorella e del cognato Diego, altro volto noto a Uomini e Donne, fu lui la scelta di Elga. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.